L'estetica parla chiaro. Questo Ineos Grenadier Quartermaster sembra un caro vecchio compagno di avventure. Ma sarà in grado di diventare il nuovo re dei fuoristrada? Beh, lo scopriremo insieme questa prova e allo stesso tempo scopriremo tantissimi dettagli e tante curiosità che rendono questo veicolo unico nel suo genere. Perché è unico nel suo genere? Beh, perché, punto primo, la meccanica è predominante sull'elettronica ed è ispirata al mondo della terra. Basti pensare che gli assali anteriore e posteriore sono prodotti dalla Carraro. Poi, ovviamente, è un vero fuoristrada nel senso che ha un telaio, body on frame, allungheroni, vecchia scuola, così come vecchia scuola lo sterzo che ha circolazione di sfere. Ovviamente i differenziali anteriore, centrale, posteriore si possono bloccare e il cambio ZF a 8 rapporti ha anche le marce ridotte. Se doveste giudicare questo veicolo come si giudica un'auto, beh, allora trovereste dei dettagli che sembrano spartani, un po' arrangiati, quando in realtà sono stati pensati apposta per semplificare l'utilizzo in fuoristrada. Uno dei dettagli che ci è piaciuto maggiormente è questo pannello che si trova sulle portiere. Si tratta di clip sulle quali è possibile attaccare oggetti che non si vuole portare con sé all'interno dell'abitacolo o sul cassone. E poi, entrando dentro, troviamo un dettaglio veramente interessante, ovvero questa plancia che è divisa in due parti. Sotto c'è tutto il mondo dell'automobile, quella della vita quotidiana, quindi climatizzatore, tasti del volume. Sopra, invece, c'è tutto il mondo del fuoristrada, perciò tutte le funzioni pensate ad hoc per migliorare le abilità fuoristradistiche di quest'auto, ma non solo, ce n'è una ancora più interessante, ovvero una serie di interruttori di corrente, perché quest'auto è dotata di numerose prese intorno alla carrozzeria e anche all'interno che servono a fornire energia ad accessori plug and play, come per esempio radio, luci extra da posizionare sul tetto e così via. Questo fa capire qual è l'aspirazione fuoristradistica e utilitaristica di questo veicolo. Se il fuoristrada moderno è diventato sempre più SUV e sempre più di lusso, soprattutto sempre più dominato da un'elettronica invasiva, allora la domanda che Ineos si è posta nel momento in cui addirittura la vecchia guardia Land Rover diventava completamente elettronica è stata la seguente. Cosa succede se si rompe qualcosa? Beh, chiaramente in una vettura dominata dall'elettronica questo può essere un problema, perché qualora ci si trovasse in qualche luogo remoto del mondo sarebbe impossibile o molto difficile riportare l'auto a funzionare senza trasportarla in un centro specializzato. Ma con una predominanza di meccanica, beh, è possibile inviare sul posto un team di persone con i pezzi di ricambio che possono essere sostituiti molto più facilmente. E questo è importante sia quando capita in città sia quando capita nel mezzo del deserto o su una montagna come ora. E a voi piace questo approccio completamente meccanico oppure siete quelli della nuova scuola? Fatecelo sapere nei commenti. Come abbiamo visto poco fa, fuoristrada il risultato è eccellente, la vettura è veramente inarrestabile. Tuttavia, quelle caratteristiche che vengono esaltate fuoristrada su rocce sono poi
dei difetti che riscontriamo sulla strada, perché questo sterzo, che è perfetto per fare quelle manovre off-road, arrampicarsi, sulla strada risulta un po' morto, un po' assente e non lascia intuire bene quali siano gli effettivi spazi dell'auto. Comunque, si possono avere tutte le buone intenzioni del mondo, ma senza una base industriale e ingegneristica solida si rischia di fare il flop. Questo Ineos lo sa bene ed è per questo che per progettare la Grenadier si è rivolta ad alcune delle migliori aziende del settore. Per la parte ingegneristica si è rivolta a Magna e Bosch, che hanno curato la progettazione di quest'auto. Per la parte dei motori e del powertrain si è rivolta a BMW, che ha fornito i suoi motori 6 cilindri turbo, sia benzina che turbo diesel. Per la sua costruzione Ineos ha acquistato da Mercedes la fabbrica di Hambach in Francia, dove fino all'anno scorso veniva prodotta la Smart, e questo è un segno che fa capire le vere intenzioni di Ineos e dove vuole arrivare. L'Ineos Grenadier sicuramente scalderà il cuore degli appassionati di fuoristrada, ma strizza l'occhio anche al lifestyle, soprattutto in questa versione Quartermaster con cassone in grado di caricare fino a 835 kg. Sì, è vero, molti degli acquirenti di quest'auto magari non andranno mai oltre una strada sterrata, ma il punto non è questo. Il punto è che quest'auto va vista come un mezzo di trasporto nella giusta accezione del termine, cioè un mezzo in grado di trasportare persone e oggetti nei luoghi più aspri e remoti della Terra. Questo è un vero e proprio mezzo da lavoro. Questo era il nostro giudizio a caldo sulla Ineos Grenadier Quartermaster. Ovviamente, se volete approfondire la prova, vi lasciamo il link in descrizione. E ci vediamo presto su Gazzetta Motori.